Salve a tutti e benvenuti in questa presentazione del gruppo Minuto 181. Questa infatti è la presentazione di un orologio che noi abbiamo deciso di realizzare e che costituisce un sublime atto politico, cioè non è un orologio, diciamo, fine a se stesso, no? È una sorta di manifesto, chiamiamolo così. Che vuole riabilitare, o se vogliamo, si pone in controtendenza rispetto a quella che è la vulgata, ormai affermatasi su YouTube Italia Orologi, secondo cui gli orologi meccanici sono superiori ai quarzi in tutto e per tutto. Quindi contro questa semplificazione e contro molte dabbenaggini che si sentono su YouTube Italia Orologi. Allora, il gruppo 1881 ha voluto realizzare un orologio che rappresenta appunto un atto politico, quindi con un contenuto, una presa di posizione in sostanza. Ok? Ora, l'orologio è questo, in realtà sono due. Allora, c'è il modello, io ho preso questo. Modello, questo è sabbiato e poi c'è il modello PVD che ricorda molto questo. Questo vedete è un militare CVC e l'altro appunto è un PVD nero sempre col quadrante orange. Siamo di fronte appunto a un quarzo. Abbiamo scelto un movimento estremamente industrializzato, certo orientale, giapponese, ma estremamente industrializzato, quindi estremamente economico. Questo perché il messaggio vuole essere molto chiaro. Non occorre un grande movimento per un orologio preciso. Un quarzo è preciso anche quando è estremamente industrializzato. Siccome l'orologio è in primis uno strumento, soprattutto questi qui sono orologi professionali, sono orologi per immergersi, quindi oltre chiaramente ad avere quelle caratteristiche tipiche degli orologi subacquei, devono anche essere precisi, sicuramente. Devono avere una buona precisione e il quarzo fornisce questa precisione. Diciamo che poi il quarzo, lo abbiamo visto, è stato anche utilizzato molto in orologi militari, guardate, con questo tipo di casse, poi ne parliamo. Vi voglio far vedere, ad esempio, la Royal Navy, guardate, questa è la cassa che abbiamo scelto. Questi sono orologi Royal Navy. Questi orologi erano chiaramente dei diver assegnati quartz con la cosiddetta cassa Monin, che in realtà, per chi è più versato, sa che non è un brevetto Monin, ma è un brevetto MRP, che è sempre un'azienda svizzera, ma che ha effettivamente brevettato quel design e poi vendeva ad altre aziende la cassa, a molte altre aziende. Se non vado errato, questo design è stato utilizzato anche, per esempio, da Heuer e da altre case, perché era un design molto, come posso dire, piacevole, che piaceva, quindi veniva utilizzato. È stato utilizzato anche da CVC, questa è una replica in realtà, sempre CVC dell'orologio militare, replica civile, se c'ha le assegnazioni, ma sono delle fedeli repliche. E noi abbiamo utilizzato questo tipo di cassa perché appunto ci siamo voluti discostare in primis dal discorso Seiko, perché qui stiamo facendo un discorso un po' diverso. Stiamo facendo un atto politico, stiamo, diciamo, manifestando un sublime atto politico e riaffermare quindi la validità del quarzo. Certo, è vero, Seiko non è completamente a digiuno rispetto a questo tipo di design, però ad esempio lo ha utilizzato, guardate, su questi orologi, questi Ledi, fine 70-80, guardate. Questo è automatico, questo è quarzo. Ecco, qui possiamo ravvisare, qui per esempio anche orange, possiamo ravvisare
una somiglianza estetica, seppur declinata in una cassa più piccola. Poi per il resto, se con questo tipo di cassa non l'ha replicata più di tanto. Invece il quadrante Orange forse può essere l'unico richiamo ad orologi Diver Seiko, sia vintage che attuali, soprattutto orologi vintage. Questo ad esempio è chiaramente un orologio Orange vintage, ok? Allora, ho già detto, è un orologio al quarzo, chiaramente la corona è a vite, questo è un 300 metri dichiarato, la cassa è molto massiccia. La ghiera è una ghiera monodirezionale, quindi se vogliamo rispetta anche le norme della ISO, del regolamento della disciplina ISO. Inserto in alluminio, quindi abbiamo optato per l'inserto più basico, più semplice, ma allo stesso tempo più essenziale, anche tipico degli orologi vintage, quindi non abbiamo optato per i soliti inserti di lusso, ceramici, elaborati e quant'altro. È un orologio questo che, ripeto, vuole appunto riaffermare la validità della tecnologia quartz e quindi si contrappone a che cosa? Al feticcio, al meccanismo ormai reso feticcio, idolatrato, il meccanismo automatico, questo meccanismo quasi ipnotizzante, i rotismi che si muovono, le rotelline che circolano, che girano e che ipnotizzano gli appassionati. Ecco, il quarzo non ha questa caratteristica, in realtà poi alcuni quarzi ce l'hanno, però quarzi di un certo livello, i rotismi li ha, quarzi invece basici hanno ben poche ruote, però sono precisi. Ecco, questo che
A noi interessa. Il messaggio è questo. L'orologio che cos'è? È uno strumento. Quindi dall'orologio si deve esigere precisione e non lo si deve, diciamo, elevare a feticcio. Questo è un po' il messaggio che si è voluto dare. Adesso vi faremo vedere anche foto di entrambi i modelli, sia di questo che del PVT, sia quindi del sabbiato che del PVD, e speriamo che questa iniziativa piaccia. Ecco, è una produzione limitata, sono già stati tutti, tra virgolette, assegnati, però devo dire che questa volta l'azienda cinese, perché è cinese che produce la cassa e che personalizza i quadranti, è stata veramente molto veloce. È stata veramente molto veloce. Questo a riprova del fatto che ormai i cinesi, oltre ad essere ormai diventati degli ottimi tra virgolette fornitori di componentistica, riescono anche a produrre orologi di buona qualità, se vogliamo, comunque strumenti di buona qualità. Infine, ricordo che il vetro è un vetro minerale, non è un plexi, ma sicuramente in futuro il gruppo ha come previsione quella di creare un orologio estremamente basico, se vogliamo molto pur, molto povero, sempre con un movimento al quarzo, con un plexi. Un ritorno al plexi. Vedremo, valuteremo questa cosa. Il tutto in una chiave appunto politica dell'orologeria. Con questo vi saluto e chiudo dicendo: e valga il vero. Sublime. Grazie.